parroco Don Francesco Paluti, buongiorno, ben trovati. Oggi è il giorno dell'Immacolata, ma noi abbiamo tra le mani il programma della festa di Sant'Agnello. È stato appena pubblicato e siamo venuti ad incontrarvi, Don Francesco, per sapere come si svolgerà la festa, perché siamo particolarmente preoccupati in questo periodo di Covid, la folla, la gente, i capresi, la tradizione caprese di Sant'Agnello. E quindi, sì, buongiorno innanzitutto e grazie per la vostra presenza. In verità siamo un po' tardi perché aspettavamo il DPCM, varie situazioni, però adesso abbiamo un po' le idee più chiare dopo aver consultato anche le autorità civili e quant'altro. Per la novena già in corso abbiamo preferito fare anche una diretta Facebook la sera, così da permettere anche a chi è lontano di poter partecipare, a chi non può essere in presenza. E abbiamo avuto anche qualche commento di qualche marittimo che è fuori, che è rimasto contento di questa iniziativa della diretta per un modo per sentirsi a casa. E invece per il giorno 13 e il giorno 14 ci siamo un po' orientati così. Il giorno 13 era il giorno della processione, il giorno della festa del patrocinio per la città, e invece della processione non possiamo fare la processione, semplicemente le celebrazioni dell'Eucarestia come ogni domenica, chiaramente la messa delle 11:15, che era quella che avrebbe concluso la processione, è la celebrazione alla quale abbiamo invitato le autorità civili, e dopo facciamo un piccolo pellegrinaggio alla statua, ma semplicemente rimanendo stesso fermi in chiesa. Quest'anno si tratta di fare un pellegrinaggio spirituale più che fare un pellegrinaggio fisico. Innanzitutto ci piace tantissimo e siamo d'accordo con voi che oggi purtroppo vincono questi strumenti di tradizione per raggiungere anche chi non può o chi non vuole muoversi da casa, nel senso che la pandemia sta facendo i suoi danni anche così grossi. Complimentiamo con voi perché nel vedere il nostro campanile tutto imbandierato è uno spettacolo. Soprattutto vediamo che è tutto pronto per la festa. Abbiamo qui il libretto dei vesperi che ci accompagna, sì, nella preparazione. E nella locandina c'è anche il codice QR che così chi è da lontano può facendo la fotografia al codice, adesso io non so dire bene, scarica il libretto così da seguire anche da casa con le parole. Ed è un libretto scaricabile quindi con il codice QR. Ma soprattutto questa trasmissione su Facebook nella pagina della parrocchia di Sant'Agnello già è un'apertura praticamente eccezionale. Intanto chi avrà la possibilità di venire in chiesa, anche se le messe sono dilatate lungo tutta la giornata, potrà già trovare il calendario di Sant'Agnello con delle foto spettacolari e meravigliose dedicate proprio alla parrocchia di Sant'Agnello. Sì, per il giorno 14 e il giorno 13, dicevo, ci siamo orientati così, che per partecipare all'Eucarestia bisogna prenotarsi. Abbiamo dato un numero di telefono, così anche chi viene da lontano, prima si diceva di Capri, da Capri, ci si prenota e si riceve un numero di prenotazione. Ci si presenta al varco d'ingresso domenica e lunedì un quarto d'ora prima dell'inizio delle celebrazioni, portando o il biglietto fisico che è stato ritirato in parrocchia oppure il numero di prenotazione per chi viene da più lontano. Basta anche il numero di prenotazione e con quel numero si ha accesso in chiesa. La chiesa è contingentata negli accessi. Purtroppo ci sono soltanto 100 posti a sedere, quindi da tutti i 100 posti verosimilmente non sarà più possibile entrare. Questo per applicare alla lettera le normative Covid, perché la distanza e quindi il numero dei posti a sedere è limitato. Intanto parroco, possiamo dire che noi intimamente portiamo un piccolo sogno, un piccolo desiderio, che se il tempo ci permette la futura semplicemente questo era il primo pensiero che abbiamo fatto, ma poi sarebbe stato non possibile semplicemente perché il controllo e sarebbe stato tutto più complicato. Allora il giorno 14, siamo orientati così, il giorno 14 dal lato sinistro del sagrato ci sono due varchi,
un primo varco per entrare in chiesa e quindi a quel varco avranno accesso solo quelli che hanno il biglietto o il numero di prenotazione. E poi c'è un secondo varco d'accesso che è quello per fare la visita al santo, fare un momento di preghiera personale, un minuto, un paio di minuti, e andare via. E ci siamo orientati così, così da... Sono delle normative molto semplici e non vogliamo che siano interpretate diversamente tra prenotazioni e priorità, però sono delle necessità a cui dobbiamo inchinarci, come ci inchineremo davanti al nostro Sant'Agnello. Sì. La cosa che posso dire è che noi prepareremo il giorno 14 la spalla tutto il tavolo della chiesa, che sarà visibile e visitabile da tutti senza un fatto di accesso alle scale, e così davanti alla statua si sosta la preghiera e in chiesa entreranno soltanto quelli che hanno diciamo il biglietto di accesso con la prenotazione per quell'orario. Di venire a venerare Sant'Agnello ed è impossibilitato il giorno 13, il giorno 14, c'è comunque tutto questo tempo fino alla fine di gennaio per poter venire a fare una visita nei giorni feriali o nei giorni festivi. Sant'Agnello ci traghetterà nel nuovo anno con il suo carisma. Sì. Sono delle norme purtroppo anche, oggi purtroppo facciamo così, poi l'anno oggi prossimo è così, deve andare così. La ringraziamo parroco di queste delimitazioni, delle attenzioni, mentre sicuramente dette da voi, addolcite e con una umile presentazione, sicuramente incontreranno un risultato positivo. Sì, io ho scritto un comunicato stampa, però sono delle cose, purtroppo ci troviamo in una situazione delicata, delicata per tutti. Benissimo. Vi ringrazio parroco. Buona giornata e grazie. Grazie.